Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato Sono molto contento. Allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardino di... Benvenuto a... Compila quindi, va. Buonasera a tutti. Allora, chiudiamo. Stasera sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Spero che si senta bene, anche perché ho rimosso il microfono, ho rimosso un po' di attrezzatura. E spero di non essermi autosabotato come succede di solito, che mi uccido il microfono o qualcosa del genere. Tutte le volte che faccio un cambiamento sparisco dalla webcam. Ma è il bello delle dirette, come si suol dire. Giovedì, per l'ultimo giorno della settimana, e quindi le mie ferie sono vicine, quindi questo è il motivo per cui ho il sorriso stampato. Finalmente qualche giorno di vacanza, infatti dovrò mettere l'autoforder fuori servizio anche sul canale, perché per un paio di settimane sicuramente live non ce ne saranno, questo è sicuro, a meno che proprio non capiti un caso eccezionale, ma dubito che saranno di programmazione nel caso. E quindi questa sera è un po' l'ultima live fine ciclo. Poi dopo potrebbero anche esserci dei cambiamenti nella pianificazione, visto che si avvicina un po' una stagione ovviamente un po' particolare, dove ci sono meno persone eccetera, e quindi magari mi dedicherò più a pensare, a studiare qualcosa da proporre eventualmente in futuro, piuttosto che fare, diciamo, live coding così un po' briglia sciolta, magari degli argomenti che possono interessare, come quelli che erano stati proposti all'inizio, anche su eventualmente altre tecnologie, perché no. Quindi avrò tempo, diciamo, sotto l'ombrellone penserò un pochino a cosa portare eventualmente come novità nelle future live, se ci saranno, anche perché ci ho preso abbastanza gusto, al netto della ricezione, del numero di collegati. Comunque mi vedo che è una cosa che mi piace fare e mi piace partecipare, quindi anche ad altri canali ho conosciuto persone molto interessanti, tecnicamente preparate, quindi secondo me è una buona cosa, per cui sicuramente, come dire, le live per un po' continueranno, poi finché ci sarà il tempo di farle, finché non cambierà qualcosa a livello di impegno, direi che faremo il possibile per portarla avanti. Allora, in programma per stasera ho la prosecuzione del live coding iniziato l'altra volta, del nostro gioco Fruit Mix, tipo Mastermind, che abbiamo iniziato un po' a codificare e a rifare, più che altro rispetto alla logica. Abbiamo preso un po' molto dalla logica che avevamo già implementato, ma l'abbiamo un pochino rifattorizzato per renderlo un po' più moderno. Poi, grazie ai consigli di chi era collegato, abbiamo pensato di gestire poi la messaggistica, cioè l'invio, le notifiche della che partono dalla logica principale del gioco verso come dire, l'eventuale interfaccia utente che poi andremo a sviluppare usando un sistema di messaggistica che è incorporato in Delphi. Quindi direi che stasera riprenderemo sommessamente questa parte di coding, riaprendo il progetto. Avevamo fatto qualche unit test, insomma, continuando questa parte, però magari dedicandoci un pochino più a quello che è l'aspetto grafico, mettendo giù magari quello che è un prototipo iniziale, perché poi andrebbe abbellito un po' con la grafica e tutto quanto, un prototipo iniziale di gioco fatto con FireMonkey, che
che sfrutti e si colleghi quindi alla nostra business logic, che in parte avevamo già provato grazie appunto agli unit test che avevamo messo giù. Quindi il nostro ambiente di sviluppo è già pronto. Io cambio la videata, così riusciamo a vedere bene. Tra l'altro qui ho una preview, loading preview, sto usando un tablet, quindi sto cercando di capire se il tablet funziona, mi fa vedere qualche cosa, ma direi di sì, così controllo che la schermata è un po' grande, bisognerebbe che fosse un po', come dire, un po' più fit, facesse fit. Ok, comunque non è un problema. Apriamo Fruit Mix. Ad immagino che stasera, già è giovedì, poi non so se c'è qualche partita, eccetera, quindi presumo che le adesioni, utenti collegati, saranno abbastanza scarsi, si potrà andare abbastanza tranquilli nello sviluppo, però come sempre quando capita che eventualmente qualcuno si colleghi e voglia, come dire, porre qualche domanda, ovviamente problemi non ce ne sono, perché siamo qui apposta per uno degli obiettivi è anche quello appunto di spiegare quello che si fa, sia per chi vede live sia per chi vede le registrazioni, e come dire, rendere un po' partecipi di quello che si sta, di chi si sta facendo, della tecnologia che si sta usando, in modo che non si sa mai, qualcuno dovesse trovarlo utile e volesse proseguire a partecipare, insomma, ben venga. Ok, quindi qui abbiamo il nostro progetto di test, avevamo quindi la nostra business logic, qui nel nostro project manager avevamo fatto le opzioni, un po' di tipi generici come la frutta che si può utilizzare nel gioco. Altra cosa che avevamo fatto era la logica principale del gioco, con tutta una serie di opzioni, quanti tentativi rimangono, le opzioni, la combinazione vincente, tutti i metodi per avviare il gioco, arrendersi e fare un tentativo di indovinare, e avevamo integrato in ultimo il famoso messenger, il message manager, anzi io l'ho chiamato messenger perché era così. Message manager viene incluso in una sola parola, che è questo è un tipo di dato che viene messo a disposizione già da Delphi, il system messaging, per gestire dei messaggi all'interno dell'applicazione. In realtà su Android viene usato anche per raccogliere le informazioni che arrivano dagli intent quando si va a lanciare un'applicazione esterna, ad esempio si fa una lettura di un barcode con un'applicazione che risponde tramite l'invio di un messaggio, e quindi è un meccanismo che è disponibile sia per le applicazioni e per la logica client che si vuole sviluppare propria, sia per come dire, per anche interazione con ambienti operativi che fanno uso appunto della messaggistica per veicolare degli eventi. Nel nostro caso avevamo fatto questa unit sempre con messaging, con questo game start message, che al momento è una classe, ma direi che potremmo anche trasformare in un record. Avevamo fatto un po' di prove, mi ero un attimo incartato su questo punto, ma se metto la tastiera dritta forse posso pretendere di scrivere senza guardarla. Quindi c'erano un pochino di cose nel momento in cui viene inviato, magari faccio questa piccola correzione, qui poi faremo un game start message. Ok, avevamo inviato, avevamo scritto questa parte di codice per
di fatto andare a inviare un messaggio per segnalare che il gioco è iniziato. Quindi il nostro messenger è lo strumento che utilizziamo per consentire a un eventuale logic client di agganciarsi e ricevere delle notifiche su quelle che sono. Anche qui in realtà non abbiamo veicolato dati, abbiamo una struttura vuota, al momento un segnaposto, ma presumo che alcune cose potranno eventualmente essere veicolate, come ad esempio il numero di tentativi disponibili, cioè magari delle informazioni pronte all'uso che possono essere inviate perché servono a inizializzare l'interfaccia, in modo che l'interfaccia le acquisisca, tipo quanti tentativi abbiamo, senza dover accedere a quello che è il game, cioè la logica di gioco, per andare a recuperare questo dato. Quindi l'avevamo lasciata vuota, ma se vogliamo, come dire, aggiungere qui, non so, guesses left, cioè quanti tentativi ho, qui potremmo, come dire, creare questo record, valorizzare questo valore con quello che abbiamo messo nel campo, e quindi quando andiamo a veicolare il messaggio abbiamo già un'informazioncina che possiamo utilizzare dal punto di vista della logica di gioco, cioè dell'interfaccia, per inizializzare ad esempio il numero di colonne dove ci vanno a finire le varie combinazioni, con il responso di quanti elementi della combinazione sono stati indovinati e così via, insomma. Quindi al momento è un segnaposto, lo lasciamo lì. Abbiamo fatto degli unit test, li avevamo eseguiti e direi che andavano tutti abbastanza. Ah, ok, sì, giusto. Qui devo poi correggere di conseguenza la logica che avevo scritto per andare a intercettare, a gestire un messaggio specifico. Quindi, ok, avevamo lanciato questi test, erano 8 test scritti fino a quel momento che funzionano. Una cosa che potrebbe risultare comoda, allora, usando il Get It Package Manager potremmo andarci a scaricare, che l'altra volta, come forse questa volta, mi aveva bloccato un po' la macchina, no, stavolta, un tool che si chiama Test Insight, che è un tool, forse non è qui, ma dobbiamo installarlo a parte. Ok, comunque al momento i test, che interfacciandosi con Delphi praticamente ci dà una finestrella dove noi possiamo, tramite quella finestra, vedere graficamente, senza abbandonare l'IDE, senza usare la riga di comando, vedere le nostre, lo stato dei test, quindi se vanno a buon fine oppure no. Potremmo andarlo a scaricare a parte. Io di solito lo installo, ma evidentemente poi ho reinstallato Delphi, quindi ha una home su Bitbucket, dove possiamo andare a vedere sia la documentazione che tutto il resto. Qui c'è la home, setup, c'è già un setup pronto, così me lo riscarico e me lo reinstallo, e così siamo, come dire, abbiamo uno strumento in più nel caso vogliamo integrare dei test per andare a visualizzarli. Vado nei download, quindi estraiamo il nostro setup di Test Insight. Tanto l'installazione è proprio questione di un microsecondo, lo mette ok nella local, giusto perché comunque siamo con diritti di scrittura, DC4 Sydney, range port 8102 8112, dovrebbe andare bene perché non ho poi particolari servizi attivi o cose di questo tipo che penso possono interferire. Lo rilanciamo, Test Insight compare, quindi è stato correttamente registrato. Questo è un package ovviamente scritto in, forse mi chiederà anche di aprire qualche porta, no, va bene così, tanto meglio. Magari quando vado a richiamare la finestra vediamo Test Insight Explorer, eccola qua, abbiamo questa finestrella che possiamo anche ancorare, quindi
un tool di tutto rispetto e per andare a vedere poi i test. Adesso facciamo un build, show the progress, com'è che vedo i test qui dentro, non mi ricordo, forse con una run o abilitando test insight da qualche parte. Using make it sono supportati i seguenti framework, quindi dovrebbe essere, forse c'è una costante di compilazione, ora che ci sto pensando. Vado a vedere un attimo nel source test insight project, forse pure basta abilitare questo, c'è una costante di compilazione che generalmente rende disponibili i test, anche se qui dentro non vedo proprio nulla. Vediamo se l'ha salvato. C'è questo test insight che però dovrebbe essere abilitato nel momento in cui const c'è questo test insight conditional define, e quindi dovrebbero essere già tutti visibili. Ok, bastava dare un run, quindi senza necessariamente andare a lanciare il nostro applicativo è sufficiente dare una run per trovarsi praticamente l'esito dei nostri test direttamente nella finestrella. Questa è una cosa molto molto comoda con le tempistiche, quindi è il momento di aggiungere un'interfaccia utente. Quindi quello che andremo a fare è creare una multi device application. In Delphi utilizza una libreria per la UI che si chiama FireMonkey, che abbiamo già visto in diverse live, che è completamente disegnata, completamente grafica, disegnata nel senso che in realtà è un mix, perché abbiamo a disposizione dei controlli per la nostra interfaccia utente, come delle caselle di testo, dei pulsanti, per i quali abbiamo la possibilità eventualmente di scegliere se mostrarli con il loro aspetto nativo, cioè utilizzare la versione nativa che troviamo sulla piattaforma come Android e iOS, oppure disegnare completamente l'interfaccia, cioè utilizzare le primitive della libreria grafica per disegnare ovviamente i riquadri, i pulsanti, gli effetti di glow quando ci si sposta sopra col mouse, eccetera eccetera. Quindi facciamo una blank application, va benissimo. Quindi la nostra blank application di fatto come viene creata? C'è il canovaccio di un'applicazione vuota, si chiama al momento project 1, ma andremo a dargli un nome consono. C'è una unit che corrisponde a una finestra principale, quindi andiamo a salvare un po' di file. Core test, questa la chiamo UI, ok, quindi fruit mix UI, stiamo salvando il file che è il nostro form. Ok, forms, ed è quello principale, ovvero il main, quindi la unit la vado a chiamare così, uso sempre un nome che dia l'idea sempre di un di namespace. Salva, ok, ora ci chiede di salvare invece il progetto che sarà FruitMix UI Delphi Project, e in questo modo abbiamo un'applicazione vuota, cioè lanciamo, quello che otteniamo è che parte una finestra bianca nel nostro sistema pronta per essere riempita
con quella che è la nostra interfaccia utente. Ad esempio qui potremmo già iniziare a cambiare qualche property mettendo fruit mix game, fruit mix UI, iniziando mettendola tutto schermo, full screen, allargandolo un po', impostandoli magari le icone di massimizzazione, mettendo high quality, cambiando un po' di stili, trasparenze, abbiamo un sacco di opzioni a nostra disposizione. Una cosa che sicuramente faremo, è che, di cui avremo bisogno, è un punto in cui raccogliere delle icone, dei bitmap, che sono praticamente le immagini della nostra frutta che ci servirà in diversi contesti. Ad esempio per mostrarla, cliccarci, per selezionarla e provare una combinazione vincente del gioco, oppure mostrare le combinazioni già fatte, mostrare quella che è la combinazione ok, cioè tutta una serie di ambiti in cui dovremo utilizzare questa risorsa. Non le metterei quindi nella finestra principale, ma in un file dedicato che in Delphi abbiamo a disposizione e che è molto comodo per questo tipo di necessità, ovvero andare ad aggiungere tra i nostri file individuali quello che è un data module. Data module, per chi non lo conosce, non conosce Delphi, è una sorta di finestra non visibile, una tela bianca, dove noi possiamo andare ad aggiungere dei componenti, quindi non dei controlli visuali, perché non è un qualcosa di visibile, anche se ad esempio contiene controlli che sono, ad esempio contiene delle immagini che poi diventeranno visibili perché verranno utilizzate all'interno di toolbar o di altri controlli, ma questo è un altro discorso. Però quello che contiene generalmente il nome data module è anche per esplicito riferimento alla questione dell'interazione col database, quindi è un modulo condiviso dove generalmente si mettono connessioni ai dati eccetera, ma in realtà qualsiasi tipo di componente è accettato purché non sia un controllo visuale, un pulsante o cose di questo tipo. Quindi io creo il mio data module, quindi si presenta praticamente come un form, adesso sul più piccolo, ma fa solo da contenitore, e il vantaggio che ha è il fatto che noi possiamo aggiungere le uses all'interno del nostro progetto e fare riferimento in termini anche visuali, quindi proprio senza scrivere codice, a quello che c'è all'interno. Quindi lo vado anche a salvare, lo chiamerò Fruit Mix UI, che è il nostro progetto, facciamo un namespace modules e qui chiamiamolo, che ne so, o shared, perché sono, come dire, parti condivise, oppure resources, non lo so, scegliamo un nome, adesso magari lo chiamo per il momento shared, così possiamo metterci anche più cose, tanto non penso che, almeno inizialmente, avremo bisogno di così tante risorse diverse all'interno di questo progetto, di questo gioco. Quindi qui mettiamo, lo chiamiamo share module, così lo andiamo anche a battezzare. Che ci mettiamo dentro? Ci mettiamo dentro un image list, sì, oppure una un image list va bene, cioè un contenitore che possa allocare al suo interno, immagazzinare al suo interno tutte le immagini che noi vorremmo eventualmente usare nel progetto. Quindi faccio un doppio clic, la vado a inserire, c'è un comodo editor, image list editor, dove si possono fare diverse cose, come ad esempio caricare delle immagini come origine e fare degli overlay e creare delle immagini composte da, non so, una parte di primo piano e una parte magari sopra come un simbolino di più o meno, se vogliamo creare delle immagini per inserire, modificare, eliminare delle entità. Quindi ci sono diverse feature,
quello che io mi limiterei a fare è aggiungere alla lista degli images le immagini dei frutti con cui vogliamo lavorare. Mi sono dimenticato di riattivare la musichetta, che poteva, così ci sta, diciamo, ci accompagna in sottofondo, magari un pochino più bassa, niente esagerare, ok. Allora, quindi, che facciamo? A questo punto vado a recuperare, in realtà da una live precedente, adesso non ricordo dove l'avevo memorizzata, forse qui, artwork clip art, avevo, esatto, un pochino dei nostri frutti, ok. Ah, ce li ho anche qui, perfetto. In modo che noi possiamo andare a caricare queste immagini all'interno del nostro contenitore image list e usarle poi all'interno del gioco facendole riscalare. In realtà questo image list supporta la possibilità di utilizzare diverse risoluzioni per diverse immagini, diversi fattori di scala. Noi per semplificare ne mettiamo uno, ma esiste anche questa possibilità. Quindi andiamo a fare delle immagini in realtà 512x512. Ok, quindi qui ne aggiungo una. In realtà dovrei probabilmente aggiungere alle source images. Ok, allora facciamo così. Partiamo dal primo, così. Ok. Copio il percorso così pian pianino. In realtà potremmo poi inserirle anche in maniera, direi, massiva, vediamo, cioè qui no, però forse con un drag and drop. Vedete che qui abbiamo scala 1 512x512. Potremmo aggiungere per l'avocado anche, ad esempio, un'immagine che magari sia 1024x1024 quando la scala è a 2. C'è un sistema integrato nell'ambiente, nell'applicazione, che va a selezionare a seconda dei DPI e della risoluzione, appunto la dimensione dell'immagine più appropriata, che più si avvicina a quella che consente di visualizzarla senza, come dire, andarla a sgranare. Quindi questo è un po' l'obiettivo del. Ok, adesso fammi un attimo eliminare questa roba qui, un attimo, così. Avocado, poi aggiungiamo un altro, magari gli do, questa è la nostra banana, quindi andiamo a caricarci la nostra banana. Altra immagine, cosa abbiamo? Abbiamo cherry, grapes, kiwi. Ok. Quindi questa è un'operazione un pochino tediosa. Sarebbe interessante vedere se riusciamo, se accetta un drag and drop. No, perché poi bisogna mettere anche tutti i dati, quindi giustamente ci sta. Ma forse per il futuro potrebbe essere una feature interessante poter, o magari si può, e non mi ricordo io come, perché c'è anche questa. C'è questa grossa possibilità, quindi ok, grapes, prendiamo sul mettere il kiwi, tanto poi non sono tantissime. Abbiamo il lemon, poi qui ne ho recuperate più di quelle che poi dovrei utilizzare, per cui. Quindi queste verranno utilizzate in diversi punti dell'applicazione, banalmente facendo riferimento all'immagine o col suo indice o con il nome che gli abbiamo attribuito, che poi è il nome anche del file PNG, è il nome che vado a scrivere qui in questo momento e che fa da,
non l'ho copiato e incollato, che fa da chiave, quindi questo è un po' anche lo scopo del... O in alternativa potremmo caricarle come risorse esterne, quindi avere magari un file, andiamo il plum, poi andiamo a recuperare un'altra immagine che la chiamiamo Raspberry, ok, nostra Raspberry, perché comunque questi vengono, queste immagini sono incorporate nell'eseguibile e quindi è chiaro che un pochino di spazio lo tengo. Adesso non sono immagini esageratamente voluminose, però come dire, un pochino di spazio ovviamente lo vanno ad occupare, perché anche se PNG, anche se non questa cartella ad esempio tutta assieme un mega 20, non è nulla di trascendentale, ma un pochino di spazio ovviamente questo lo recupera. E, ok, quindi a questo punto mi accerto, do un ok, così questa le chiamiamo, la chiamo fruit image list, quindi ci sono i nostri frutti. E una cosa che vado a vedere è quali sono quelli che alla fine abbiamo deciso di utilizzare, perché non tutti sono, abbiamo, sarebbe interessante ordinarli magari per ordine, in ordine alfabetico. Non so se abbiamo già incorporato un tool in edit che faccia, cioè un multi paste, un order, no, forse no, forse questa feature non ce l'abbiamo. Comunque PQ, no, PQ RS, diciamo che non sono tantissimi, quindi possiamo farlo in maniera anche abbastanza agevole. C'è di kiwi, lemon, orange, pear, pineapple, strawberry, fine della, così teniamo eventualmente anche la stessa lo stesso ordine nelle immagini che andiamo poi a scegliere. Quindi abbiamo banana, cherry, kiwi, andiamo qui, prendiamo banana, giusto, prendiamo cherry, prendiamo il kiwi, poi dopo abbiamo lemon, orange, pear, pineapple. Quindi abbiamo poi il lemon, il lemon, sorry, qua in fondo possibilmente lemon, ok, orange, pineapple e poi non mi ricordo proprio l'ultima, che è proprio l'ultima, che è strawberry, ok, perfetto, esattamente questa. Quindi banana, cherry, kiwi, lemon, orange, pineapple, strawberry, sono mi sembra 7 in totale, no, qui ce n'è qualcuno in più, cosa manca? Lemon, orange, ci manca la pera, aggiungiamo anche la pera. Orange, pear, pineapple, ok, adesso sono 8 come dovrebbero essere, da 0 a 7 nell'ordine giusto, ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi questi li abbiamo definiti una volta per tutti e non ci servono più, li possiamo quindi utilizzare da questo momento in poi per fare tutte le nostre belle cosine. Ok,
che andiamo a fare? Quindi, prossima cosa che andiamo a fare, andiamo qui nel main e dobbiamo iniziare a buttare giù un po' quella che è l'interfaccia del nostro gioco. Quindi che andiamo a metterci? Innanzitutto io metto uno scale layout, ovvero un contenitore per layout riscalabile che poi vado a allineare a tutta la finestra principale. Perché scaled? Perché in questo modo, utilizzando questo layout, tutto ciò che è all'interno e che subisce un ridimensionamento, ovvero il pannello nel suo ridimensionarsi, va a riscalare tutto ciò che è all'interno in proporzione e di conseguenza. Questo è un escamotage per poter avere a disposizione la stessa interfaccia praticamente che noi qui andiamo a sviluppare e testare al momento su Windows, idealmente potenzialmente anche su un'applicazione mobile, riducendo un po' il tutto alla scala di quello che è lo schermo che dobbiamo andare a indirizzare, che è molto più piccolo, però diciamo riducendo quello che è lo sforzo per fare questo tipo di operazioni. Quindi diamo un nome anche al form, che vedo che si chiama ancora form 1, mentre noi lo chiamiamo main form. Quindi abbiamo questo main layout, chiamiamolo, quindi il nostro contenitore o container layout, chiamiamolo un po' come preferiamo, che mettiamo diciamo intorno a tutto. Poi quello che andrei a mettere è un titolo di fatto, quindi una label che magari sia allineata al bordo superiore con il nome del gioco, quindi la proprietà text scriviamo Fruit Mix, giusto per aggiungere anche un po' di cosmesi andiamo nei setting del testo. Size default, preferirei un size, vediamo, ma sì, anche di 48 può andare bene. Tra le proprietà della nostra label c'è anche un auto size, in questo modo se noi ridimensioniamo il testo lo vediamo ridimensionato. Poi qui l'ideale sarebbe avere un logo magari grafico oppure aggiungere degli effetti. Intanto noi mettiamo giù l'interfaccia come segnaposto, gli diamo degli allineamenti, facciamo un po' tutto quello che è un'interfaccia di base cruda e semplice. Poi ovviamente tutti i possibili effetti speciali si possono andare ad aggiungere in un secondo momento. Che farei poi in seguito? Farei un pannello, magari un layout inferiore con dei comandi, quindi magari è un layout che ci dice quanti tentativi ci rimangono, ci dà quindi tutta una serie di informazioni, ci sono dei comandi e in quel caso andiamo diciamo a mettere dentro le nostre opzioni di comando e ci andiamo a fare le nostre interfaccia diciamo con lo stato del gioco. Quindi, e al centro mettiamo una griglia con i frutti selezionabili, magari i vari tentativi, vediamo un attimo un po' come strutturarlo. Quindi mettiamo un layout nella nostra applicazione, quindi questa è la label, diamogli un nome che sia un po' significativo, title label. Questo è il nostro layout, non saprei come chiamarlo, game layout oppure status layout. Tanto poi possiamo sempre cambiarle, quindi non è che lo allineiamo al bottom, cioè ovvero la parte inferiore della nostra interfaccia, e ce l'abbiamo lì e la lasciamo lì un attimo. Poi al centro quello che dovremmo andare ad aggiungere è penso che possa essere conveniente utilizzare un grid layout.
dovremmo mettere una sorta di griglia che accolga sia gli elementi che possiamo selezionare, quindi di fatto tutti i nostri simpatici frutti che abbiamo raccolto e inserito nella nostra applicazione come risorse, in modo da scegliere come combinazione, e anche la griglia che ci fa vedere tutti i tentativi che abbiamo fatto di indovinare la combinazione vincente, con incluso quanti elementi, quindi del nostro mix di frutti, abbiamo per così dire indovinato tra quelli disponibili. Poi abbiamo qui, adesso abbiamo un fondo bianco molto brutto, ma possiamo ovviamente andare a cambiare stili grafici per di qualsiasi tipo, quindi come dicevo, intanto facciamo un'interfaccia grezza con gli elementi e poi andiamo a stilizzare tutto nella maniera che preferiamo in un secondo momento. Quindi qui mettiamo i comandi. Una cosa che potremmo mettere sono i pulsanti per iniziare il gioco, i pulsanti per arrendersi, quindi potremmo anche già inserirli, ad esempio un button, andiamo a mettere un button per fare lo start, un button per fare, come dire, per dire mi arrendo, quindi diamogli un nome, name, allora start button con cui inizierò il gioco, questo lo chiamiamo give up button. Avremo magari anche un'uscita, quindi un termine al gioco, nel senso di non che mi arrendo ma proprio lo chiudo, quindi lo mettiamo magari là in fondo. Exit, chiamiamolo exit button o quit button, non so com'è, magari più quit è più per il gioco, come tipo di, quindi quit button. Facciamo qui, giusto, c'ha ragione, esiste già, sì, hai ragione tu, quindi facciamo proprio un exit button e facciamo un quit button, quindi uno arresta il gioco, l'altro esce. Allora, come da tradizione Delphi, la logica di gioco in realtà non viene inserita all'interno degli elementi grafici, dei pulsanti, ma quello che va aggiunto è una, che di solito si aggiunge, è un action list, ovvero in questa maschera noi abbiamo n comandi a disposizione, mettiamo un action list che ci consente di definire quali comandi possiamo eseguire sulla nostra maschera, quindi chiamiamola main action list. Possiamo anche dargli un, tramite questo images, un riferimento a un contenitore di immagini per le nostre immagini. Adesso io non ne ho alcune, ma possiamo anche usare il nostro generatore, un'applicazioncina, per andarci a creare qualche immagine, andarcela a estrarre. Faccio doppio clic, ma mi sta ignorando, forse sta scaricando gli aggiornamenti o forse non va. Cosa stai facendo di bello? Ah, è partita, aveva solo bisogno di un attimo di incoraggiamento, perché ho OBS mi sta occupando praticamente tutta la CPU. Esatto, qui potremmo vedere ad esempio se c'è qualcosa con un play, play o start, che forse è più uno start, inizia a giocare. Sono delle icone un po' così, però oh, che bello, c'è il flag d'inizio, mi piace questo. Magari se me li crei un pochino più grossini, forse li vediamo un po' meglio anche nell'interfaccia. 40 va bene, e poi mettiamo un quit. C'è un quit, sì, c'è questo ESC, ok, va bene, tanto. E poi questo per exit, per uscire, quindi abbiamo un po' più o meno le maschere da associare alle nostre azioni. Quindi aggiungiamo un image list, perfetto.
la chiamiamo main image oppure action image list, dipende da. Ok, dentro ci andiamo ad aggiungere le immagini che abbiamo appena visto, che io ho scaricato dove? Qui. Quindi abbiamo questa, abbiamo quella che interrompe il gioco, abbiamo un'altra immagine che ci permette di uscire, eccetera eccetera. Poi qui magari gli diamo un nome un po' più consono, tipo start, qui lo chiamiamo quit, qui lo chiamiamo exit. Come immagini abbiamo, facciamo 40x40, direi che fosse l'immagine, la dimensione giusta, quindi aggiungiamo questa, aggiungiamo la quit, aggiungiamo la exit. Da un lato abbiamo le immagini da utilizzare, dall'altro abbiamo quelle che possiamo selezionare. Quindi abbiamo, definiamo le azioni. Un'azione è quella di start con la bandierina e come testo start con lei commerciale, in modo che questo la chiamiamo game start action. Poi abbiamo, ne abbiamo un'altra con il quit, quindi qui abbiamo quit name game quit action, o anche, ma sì, semplifichiamole tanto, poi meno scriviamo meno confusione facciamo, quit action. E poi abbiamo un'altra che è la nostra exit, che ha questa icona, si chiama exit action, anzi questo è il testo, scusate, quindi scriviamo exit qui, exit action. Ok, queste sono le tre azioni che abbiamo a disposizione nella nostra maschera che possiamo fare. Quindi start button sarà collegato alla start action, il quit button sarà collegato alla quit action, cambia anche il testo, come vedete, l'exit button alla exit action. Quindi le nostre azioni avranno la loro logica, i pulsanti la richiameranno e vabbè, per il momento li lasciamo qui, magari le allineiamo così vanno a occuparsi un po' di quello che è tutto lo spazio disponibile, queste li ancoriamo a destra, tanto poi se vogliamo spaziarli un po' possiamo fare quick edit layout, andare a mettere un po' di margine, ad esempio ne mettiamo 4, ah scusate, questo è, non è quello corretto, perché questo è il padding interno, mentre il margine è questo qui, forse anche qualcosa di più ci starebbe bene, mettiamo 8 su tutti i lati, quick edit layout 8 su tutti i lati, quick edit layout 8, e anche lì così si lasciano un po' di spazio l'un l'altro, e è un po' piccola l'immagine forse, però dovremmo andare magari a cercare come style eventualmente qualcosa, action tool button, ecco, che abbia più la, che abbia un'icona più grande, uno stile con un pulsante che dia più risalto magari all'icona rispetto al a quello che è il testo, ma nel caso poi lo andremo a definire direttamente noi, quindi cioè questi ce li andiamo poi a customizzare, quindi non è che ci dobbiamo preoccupare più di tanto. Action tool button, diamo lo stesso stile anche questo, action tool button, style lookup, action tool button,
Ok, abbiamo messo giù un po' di cose, i componenti allineiamoli un po', teniamoli fuori dall'area di progettazione, dato li possiamo sempre anche visualizzare e nascondere con uno shortcut hide non visual components e poi show control H, quindi vedere e nascondere di continuo se ci sono i piedi. Che andiamo a fare? Andiamo, quindi abbiamo messo questa label, potremmo mettere sul form un fondale, un po' un fill, un pochino più, come dire, beh, anche un po' più gioioso piuttosto che questo grigio triste, un giallino tenue che faccia un po' da, adesso questo è giusto per non avere una finestra, come dire, monocolore, fare un pochino di effetti più chiaro, più scuro, ma poi li andiamo a personalizzare. Qui abbiamo i nostri pulsanti, perfetto, quindi andiamo a questo punto a lavorare su quello che è il centro della nostra interfaccia. Quindi quello che io andrei a fare è mettere un grid, quindi un grid layout, ok, che stia lì nel container layout, esattamente come il title, label e il resto, ma che faccia, allora chiamiamolo game layout, che faccia, come dire, un po' da contenitore di quella che è l'interfaccia utente in generale. Quindi la linea client, lui si va praticamente a prendere tutto lo spazio disponibile, tranne ovviamente la parte sotto con i nostri pulsanti, che hanno delle icone effettivamente un po' piccoline per la loro dimensione, ma non è poi così importante, anzi potremmo addirittura recuperare altro spazio tranquillamente. E quindi grid panel, perché in questo modo possiamo suddividerlo in diverse colonne. Grid layout, sto guardando che non è il grid panel layout, però questo qui non ha le impostazioni, mi sa che ho preso il componente sbagliato, succede. Allora prendiamo quello giusto, grid panel layout, questo è quello che mi interessa, ok, che ha anche appunto le righe, allineato al client, perfetto, però da inserire dentro il container, perfetto, quindi nella parte centrale dell'applicazione. Questo lo chiamiamo game panel e gli diamo, al momento ha un numero di colonne e di righe pari, ma adesso andiamo a definire, in realtà di righe ce ne serve una sola, quindi questa potremmo anche andarla a eliminare, quindi lasciando una riga sola e mettendo invece tre colonne, una centrale, quindi column collection, ne abbiamo una, due, ne aggiungo un'altra, quindi una, allora ne facciamo alcune assolute e altre che occuperanno lo spazio che rimane rispetto a questa, quindi 100, 100, 100, adesso dovrei magari iniziare a vederle, che sono tutte abbastanza piccoline, quindi una riga, n colonne, questa la mettiamo a 100 o anche a 200, forse può stare bene, facciamo 250 e non se ne parla più. Quella in fondo stessa dimensione, 250, e quella centrale automatica, che si dimensiona in automatico. Non vedo
vedo la riga per qualche motivo, a meno che non ci sia un qualche span. Però intanto andiamo ad aggiungere nel frattempo i controlli e poi vedremo un po' che cosa ci riserva il, allora, grid. Una curiosità è sto grid layout che va nel control collection. Allora lo mettiamo qui nel game panel, ok, o comunque, esatto, questo è il suo posto. Allineiamo il client, cioè il grid panel senza alcun tipo di configurazione, come dovrebbe disporsi, mi viene da dire. Forse dispone i controlli tutti uguali, mi viene da dire. Glyph, aggiungiamo un altro glyph, gli sta mettendo, come dire, di seguito, così sembra più un flow panel, però quindi non vedo la grossa differenza. Non vedo la grossa differenza rispetto all'utilizzo. Ci sarà qualcosa che dovrà essere gestito a livello di orientation, horizontal. Ah, eccolo qua. Ah, perfetto, ok. Quindi questo è il... Quindi quanto è larga? 250, abbiamo detto. Io in realtà la farei, no, va bene, 250 mi sta bene. Quindi qui mettiamo 250 di altezza, 250 di larghezza. Quante ce ne stanno? 3, sono un po' pochine. Forse l'altezza dovrebbe essere un po' più piccola. Un 200x200 forse andrebbe meglio. Sono 8, quindi questa sborda un pochino. È vero che poi noi possiamo andarle poi a regolare di conseguenza, quindi qui sto sperimentando un po' con i controlli per vedere un po' quello che ci esce fuori e trovare un po' le misure. Quindi c'è questo 200. Quindi qui in mezzo metteremo un altro grid layout panel, panel layout, che in questo caso dovrà essere espanso, e poi una copia di questo. Farei un bel copia e incolla nell'ultima colonna. Allora, questa, allora, control, allora, grid layout 1, colonna 0, riga 0, lo span e con lo span vanno bene. La seconda, riga 0, colonna 1, c'è, cioè il grid panel. La terza, colonna 2, ha quella parte lì. Ok, perfetto. Quindi qui mi sembra che questo vada messo a 200, questo che è in auto, adesso gli do magari una percentuale, esatto, un bel 100%, cioè che si allarghi finché c'è spazio. Qui inseriamo un'altra riga, anche qui andremo a definire tante colonne quante sono le immagini. Allora, dove pescare le immagini? Quindi andiamo ad aggiungere alle unit il nostro modulo condiviso, shared, dove abbiamo inserito l'image list che contiene tutte le immagini dei nostri frutti. Quindi faremo una cosa del tipo, andiamo qui, vediamo le due collezioni di immagini, fruit image list,
image index troviamo ad esempio lo 0 e in questo modo qui ci visualizziamo il nostro bel bananone. Ok, qui andiamo a prendere l'1, qui images e prendiamo il 2, di nuovo images e prendiamo il 3, quindi questi sono un po' i controlli di selezione dove noi peschiamo e andiamo a tentare il gioco, andiamo a tentare la fortuna per così dire. Quindi qui, allora adesso li scelgo tutti così assegniamo, forse c'è anche, no non c'è il quick, assegniamo l'image list, quindi qui eravamo fermi al 3, qui abbiamo il 4, qui abbiamo il 5, qui abbiamo il 6 e qui abbiamo il 7, l'ultimo, ok, tutti i frutti, ok, ce li abbiamo. Ci interessa relativamente, come dire, battezzarli, ma sì dai, mettiamo fruit glyph 0, quindi diamo un nome fruit glyph 1, glyph 2, fruit glyph 3, fruit glyph 4, fruit glyph 5, fruit glyph 6, eccetera eccetera. In realtà mi interessa relativamente, in quanto utilizzeremo poi eventualmente altre proprietà per fare in modo di andarci a riferire a questi elementi non in base al nome dell'oggetto, ma ok, questo lo chiamiamo left fruit layout e questo è il right fruit layout, così abbiamo sinistra e destra, quindi perfetto. Al centro in realtà che cosa avremo? L'obiettivo per me è definire in realtà due righe in cui ci sta, dipende se vogliamo gestire tutto in modo dinamico dal punto di vista delle colonne che andiamo a inserire oppure vedere un attimo come la cosa può essere gestita. Comunque indicativamente quello che andremo a mostrare qui è una griglia dove abbiamo una colonna con la combinazione, ok, che potremmo in realtà anche gestire sempre con un grid column layout, quindi andare a magari a replicare un controllo dinamicamente, e una riga dove su quella colonna c'è un'indicazione quando giochiamo di quello che è il numero di elementi che noi abbiamo per così dire indovinato. Quindi in questo modo potremmo gestirla più o meno così. Sì, diventa un pochino complicato come incasellamento. Tra l'altro vedo che qui in piccolino ci viene scritto il numero, che non è neanche una cattiva cosa, cioè, mi farebbe comodo addirittura in fase di progettazione, ma vabbè, lasciamolo momentaneamente così e poi vediamo. Quindi che andiamo a fare a questo punto? Andiamo a fare questa cosa. Intanto abbiamo messo giù una buona parte dell'interfaccia del nostro gioco, adesso abbiamo un attimo, ok, quindi quello che in realtà noi potremmo fare è prevedere qui un controllo che ci faccia da selettore, come dire, per andare a selezionare qual è
il frutto che vogliamo visualizzare all'interno della nostra riga di combinazione, diciamo, e visualizzato, diciamo, questa combinazione, tentare di giocarla e vedere se la combinazione è vincente oppure no. Intanto diamo un attimo un'ultima, quindi questa la potremmo chiamare, questo grid panel centrale, un guess layout, cioè il layout per i controlli dei tentativi di indovinare quello che è la combinazione vincente. Direi che più o meno abbiamo dato tra l'altro un nome a tutto, quindi siamo stati abbastanza bravi sia alle azioni sia al resto. Ok, quindi ancora non abbiamo scritto una riga di codice, stiamo solo semplicemente, abbiamo fatto solo la uses per la questione delle immagini, stiamo solo semplicemente andando a mettere giù quelli che sono gli elementi dell'interfaccia e definire poi quello che sarà il comportamento. Quindi questa è una parte abbastanza fissa, per così dire, della nostra logica. Ecco, questo piuttosto che allinearlo forse converrebbe centrarlo, non lo so, dipende un po' da, o riscalarlo, ma grosso modo direi che potrebbe andar bene così, anche perché con lo scale layout io dovrei poter, come dire, vedete, ridefinire, devo mettere l'allineamento scale a tutto ovviamente, però che è il motivo per cui ovviamente non funziona align client, dovrei mettere uno scale, ok, però come dire, adesso ve lo vediamo magari in un secondo momento. Allora andiamo a questo punto a posizionare la nostra griglia centrale, quindi andiamo a mettere in questo caso due righe, mi stanno bene, due colonne per il momento sì, le lascio giusto per... Allora, sulle righe dovremmo metterne una con magari dimensione assoluta, alta quanto vogliamo la riga dove noi andiamo a mostrare all'interno, come dire, il numero di combinazioni che sono state indovinate. Quindi qui potremmo, in realtà di colonne potremmo aggiungerne effettivamente diverse, adesso vediamo, facciamo una prova giusto per dimensionarla, perché noi abbiamo 5 tentativi mi sembra di default. Ok, quindi come dire, quindi sui 5 tentativi ognuna si dovrebbe girare tipo sul 20%, quindi questo è un 20%, questo è un 20%, dovremmo, come dire, distribuirle tutte, ops, sorry, distribuirle tutte in maniera abbastanza uniforme, in modo che tutte quante arrivino a un 20%, cosa che adesso vediamo se riusciamo a farlo in maniera globale, perché lavorando sempre con delle unità, con delle virgole. Oh, ciao Maurizio, non avevo letto, non so quando è scritto, avevo letto solo adesso. Un monitor 4K sì, perché si vede male, si vede, forse si vede piccolo. Di solito metto anche i caratteri grandi. Però sì, ho un monitor 4K e ne sono orgoglioso. Tra l'altro dritto davanti al grugno ce l'ho, quindi... Allora, più o meno, dai, le abbiamo ridimensionate e quindi come punto di partenza potremmo gestirla correttamente. Ho messo giù le varie colonne dove possiamo fare i tentativi.
Anche se mi piace poco, perché preferirei utilizzare magari un frame, cioè una parte di interfaccia fatta apposta per come dire, rappresentare un tentativo di combinazione e il conseguente risultato di quante ne sono state indovinate. Quindi sì, diciamo che per il momento potremmo partire da questa condizione e poi vedere un attimo quali sono le... Oppure potremmo andare... Codice si legge, ma la parte dell'Object Inspector non si riesce a leggere se non con difficoltà. Allora, provo a fare una pazzia, come faccio di solito, ovvero provare ad allargare i caratteri in maniera secca, se non scoppia nulla. Spero di no. In realtà Delphi se ne è bellamente fregato. Con un monitor full HD. Ah, cioè sul monitor full HD. No, di solito metto i caratteri grandi. Quello anche perché più che altro c'è di mezzo lo streaming che rompe le scatole, quindi adesso dovrebbe essere tutto un pochino più grandicello, anche se esatto, si dovrebbe vedere tutto un po' più grande. Volevo solo... Sì, hai fatto benissimo, anzi, cioè qualsiasi feedback di solito lo metto appunto grande apposta, però Delphi ha ancora delle cose da sistemare legate appunto agli IDPI, non delle applicazioni in sé, perché quello meno male funziona, ma dell'IDE in sé, che ha ancora delle cose da mettere a posto. E quindi ok, quindi a questo punto dove eravamo fermi? Ok, dobbiamo mettere giù le nostre come dire griglie per la selezione, le varie label con i vari tentativi eccetera eccetera. Sì, non sarà il massimo, però comunque si legge un pochino di più. Poi di solito io adotto anche dei tool molto comodi per fare magari tipo una bella zoomatina quando c'è bisogno e vedere nel dettaglio, però allora ok, qui diciamo che se vogliamo essere brutali potremmo avevo selezionato, ho messo un carattere che non c'entrava nulla dentro l'Object Inspector. Allora potremmo andare molto a livello manuale, che detta così sembra una cosa scabrosa, cioè aggiungere i controlli un poco alla volta all'interno delle nostre, qui poi viene sempre centrato, per fare per visualizzare i vari tentativi, ovvero avere un grid layout dove noi mettiamo dentro le varie glyph, ad esempio una glyph, due glyph, tre glyph, e in questo modo fare vedere le combinazioni. Non è che mi piaccia tantissimo, preferirei svilupparlo in separata sede, ovvero noi abbiamo come strumento a disposizione, per chi non conosce Delphi, anche i frame, quindi ad esempio un FireMonkey frame, che cos'è di fatto l'equivalente di uno user control che trovate ad esempio in .NET, la si chiama user control, qua si chiama frame, è come un form, però rappresenta, non è una finestra a tutti gli effetti, ma è un pezzo di interfaccia che noi possiamo creare e utilizzare in più istanze, quindi replicare all'interno dell'applicazione, sia creandolo tramite codice, ma anche trascinandolo con il drag and drop, quindi il supporto visuale è sempre. Perché lo vado a creare? Perché io vorrei aggiungere ai miei frame, vorrei creare una sorta di controllo autonomo, separato, singolo, che sia il mio guest frame, cioè il mio frame dove noi mettiamo
quali frutti abbiamo scelto da 1 a n, da 1 a 3, e eventualmente il responso che dice quanti di questi sono validi quando noi facciamo il tentativo. Quindi vado a creare questo guess frame, perché in questo modo non abbiamo da replicare n griglie, n label, n, cioè lo facciamo, ma in realtà quello che replichiamo è un unico controllo con un'interfaccia di per sé uniforme e replicabile, tutto uguale. Quindi la progettiamo una volta sola e la replichiamo quante volte vogliamo. Quindi buttiamoci dentro, quindi il nostro grid layout o grid panel, mettiamo il grid panel all'inizio perché così possiamo fare di nuovo le righe, diciamo una riga, delete, 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 no, due righe vanno bene, voglio solo una colonna, quindi tolgo, perché dentro ci metto poi il mio grid layout, quindi questo lo allineo al client, la seconda riga la faccio assoluta, alta magari 100 o anche meno, diciamo un 80, e l'altra che occupa tutto lo spazio disponibile va benissimo. Quindi dentro mettiamo un grid layout da ridimensionare un attimo e che tenga dentro un certo numero di glyph, che sono poi le mie i frutti che noi andiamo poi a scegliere. Quindi di fatto glyph, 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 ok. Quindi qui sarebbe bello che ci fosse magari un qualcosa del tipo e c'è meno 1, vedo che come larghezza si autodispone e questo mi sta bene, però vorrei anche meno 1, vediamo se lo supporta pure. Rifacciamo un attimo. Cioè, se io metto 100, vedo che lui me li adatta tutti in base, me li mette in orizzontale. Ah, ok, perché se cambio l'orientamento, magari, e metto meno 1 e 100 qui. Mi sta più considerando, non so come, ce n'è uno che mi va sempre. Qui mi sa che c'è qualche baghettino. Ok, cioè io vorrei che lui disponesse per righe e colonne senza porsi dei particolari problemi. Quindi qui si direbbe che lo supporta. È un aspect ratio questo più che. Ok. Mi piacerebbe che si, come dire. Forse sarebbe meglio il flow da quel punto di vista lì. E ce ne sono talmente tanti che il layout, ok, questo mi va bene, il grid panel ovviamente ha tutte le sue, vabbè, non andiamo sul 3D che quello non ci interessa, create a scale effect, ok, questo non ci interessa, ok, siamo a posto. Allora, quindi questo mi sta, a parte che continua a cambiare dimensioni in continuazione per qualche strano motivo,
che non mi sembra molto stabile, ma poi lo metteremo alla prova. Allora, qui, anche qui andiamo a fare uso del modulo shared, in modo che ogni glyph, adesso gli assegno il suo contenitore di immagini e gli assegno uno dei frutti, tipo il bananone, così. Vedete che continua a cambiare. Allora facciamo a riscalarsi, a muoversi, continua a fare delle cose strane. Comunque adesso lo allineo al client, lo tengo così e vediamo se si fissa una volta per tutte. Quindi abbiamo glyph 1, non c'è verso. Allora, fruit glyph, chiamiamolo 0. Ho già usato questo nome però all'interno di un altro contesto, quindi non dovrebbe. Fruit glyph 2, ok, questo è il mio fruit layout, ok. Questo è il mio guess layout. Per favore non espanderti. Pixel size. Perfetto. Ci manca una label. Esatto, che venga messa qui. Con name un bel... chiamiamolo... guess match label, cioè quante ne abbiamo indovinate. Anche qui mettiamo uno stile un pochino centrato, diamogli un size forse questo è un po' esageratino. Ok, quindi abbiamo fatto praticamente un controllo che ci dia la possibilità di andare a inizializzare, lo faremo poi ovviamente a runtime, i tentativi di indovinare. Quindi quando noi cliccheremo su un frutto faremo in modo di andare ad aggiungere all'attuale guess control il frutto da indovinare, così lo andiamo a mostrare e metteremo il primo, il secondo e il terzo. Quando li abbiamo tutti e tre, quello che faremo è andare a provare la combinazione e andare qui a stampare quante ne abbiamo indovinate. Chiaro che se ne abbiamo indovinate tutte, qui potremmo anche giocare sul colore. Gli diremo che le abbiamo indovinate tutte, se invece ce ne sono ancora alcune da indovinare avremo un colore diverso e avremo eventualmente un altro tentativo, se ce ne sono un altro tentativo che manca. Non capisco perché continua a fare così, ma l'importante è che poi funzioni. Quindi in realtà qui potremmo fare a meno di una row, perché gestiamo tutto con una singola riga, quindi andremo a creare una row, ce l'abbiamo già, andremo a creare tante colonne quante sono i guess che abbiamo a disposizione. Quindi questo sarà praticamente il nostro parametro. Faremo una clear e poi via via andremo a impostare praticamente la dimensione delle colonne, andare a mettere dentro uno per uno i vari controlli. Se anche proviamo solo per scrupolo a metterne dentro un 1, andiamo a scegliere frame, guess frame, vedete che verrà posto direi più o meno al centro, finisce al centro della nostra griglia. Poi chiaramente adesso possiamo qui nel layout fare un quick edit, andare a mettere un pochino di spazio in modo che
come dire, le nostre, la nostra board di gioco sia un pochino più distanziata dal resto. Cioè, queste sono ovviamente tutte rifiniture che potremo tranquillamente fare in un secondo momento, quando vogliamo. Anche qui ovviamente avremmo potuto creare un frame per ognuno di questi elementi che vediamo sullo schermo, e magari avrebbe anche potuto avere un senso, in modo che piuttosto che gestire un click su quello che è un glyph, cioè su una immagine grafica, magari il frame ci potrebbe dare un livello di personalizzazione, cioè ragionare in termini ad esempio di frutto e regolarsi in automatico su quello che è il, come dire, il frutto mostrato, o comunque andarlo a prendere in autonomia, e quindi avere più che dei controlli visuali che poi generano eventi che traduciamo in elementi di gioco, avere proprio anche dei componenti, dei sovracomponenti, dei frame, quindi delle parti di interfaccia che sono orientate appunto al connettersi all'entità del nostro gioco. Quindi avere magari, non so, il fruit selector, il guess frame, il selector frame, la combo frame, non lo so, avere dei frame che rappresentano elementi specifici dell'interfaccia grafica collegati ai nostri elementi di gioco. Comunque sia, proseguiamo. Quindi a questo punto abbiamo, ok, match label ovviamente avrà un testo diverso, verrà mostrato solo quando la combinazione è completa e quando ci sarà un tentativo fatto. Come proseguire? Possiamo iniziare a stendere quella che è la nostra logica effettiva di gioco, quindi iniziare a definire i percorsi per individuare le unit dei nostri oggetti che rappresentano il gioco. Potremmo fare uno start, potremmo fare un quit, potremmo uscire dall'applicazione, potremmo iniziare a implementare la selezione dei vari elementi, in poche parole iniziare a lavorare proprio sul core del nostro gioco, andando a mettere giù l'interfaccia utente a tutti gli effetti. Qui guardavo title label, ero curioso, no, non c'è un, ci vuole probabilmente il path per avere una versione grafica del nostro fruit, diciamo, in maniera diversa. Quindi che andiamo a fare? Andiamo a iniziare a mettere giù intanto il percorso di ricerca, perché la nostra business logic l'ho messa in un package. Facciamo in modo che in tutte le configurazioni comunque ci sia una ricerca all'interno della cartella core di livello più alto dei file del nostro gioco, che sono poi questi a tutti gli effetti: il game, le option. Ad esempio potremmo mettere anche una schermata per le opzioni, potremmo fare un sacco di belle cosine. Diciamo che questa è abbastanza, come dire, la versione spartana, e poi via via potremmo andarne a creare un'altra con eventualmente, scusate, le caratteristiche più, un po' più accattivanti, qualcosa di fatto un po' meglio, con, non so, delle paginate, un titolo più grande, una videata per le opzioni, cioè andare poi a mettere quello che sono degli elementi tipici dei giochi graficamente anche un po' più accattivanti, che non sembrano delle animazioni, andare a mettere degli stili, degli effetti, possiamo andare a mettere tutto quello che vogliamo. Quindi idealmente questa è la finestra principale del nostro gioco. Come campi privati mi andrei intanto ad aggiungere quello che è un game, ovvero un fruit game. Adesso andiamo a mettere nella uses, ok, il nostro fruit mix core game. Quindi quello che utilizzeremo sarà l'entità game, saranno i tipi che abbiamo definito qui. Adesso mettiamo tutto, intanto mettiamo questi, poi dopo andiamo per gradi. Fruit game, ok. Quindi nel momento in cui usiamo un pattern, uno shortcut per creare
il costruttore della nostra mainform, che andiamo a chiamare metodo ereditato. Qui andremo a fare a creare un'istanza del nostro fruit game, ok, oppure se vogliamo essere un pochino più procedure initialize game, così possiamo isolare questa logica. Quindi to do inizializzare il gioco, ok. Ovviamente la cosa che dobbiamo andare anche ad aggiungere, quindi qui vedere magari se crearlo direttamente qui dentro, fare un po' tutte le varie operazioni. Qui mettiamo initialize game, ok. Andiamo ad aggiungere anche il nostro metodo distruttore, ovvero nel momento in cui viene chiesto di rilasciare la memoria per il nostro form, se il game è stato inizializzato andiamo a distruggerlo e mettiamo anil, giusto per sicurezza, e il nome della proprietà. Facciamo che magari questo lo inizializziamo, lo creiamo lì e poi facciamo tutto il resto. Quindi inizialize game, abbiamo un po' le... Beh, che poi a noi basta creare l'istanza, non è che abbiamo bisogno di fare chissà che cosa, perché nel momento in cui facciamo il create il nostro, come dire, il nostro codice già è pronto a scrivere, è già pronto, quindi non ha bisogno di cose particolari. Quindi lasciamolo un attimo così, che va benissimo, tanto poi se c'è bisogno poi di rifattorizzare, di creare degli spazi. Quindi noi creiamo il nostro gioco, lo distruggiamo e a questo punto possiamo iniziare a interagire, ad esempio gestendo i comandi della nostra videata, ovvero siamo sulla main action list, possiamo gestire intanto gli aggiornamenti delle azioni. Qui metto un to do, ovvero andare a dire quando il comando start è disponibile, quando il comando quit è disponibile. Tra l'altro, appunto, adesso rinomino anche che give up non è che mi piacesse più di tanto, lo vado a chiamare, se Delphi me lo consente, quit. Sì, dai, che è un po' più carino. Che termina il gioco, ok. Qui c'è la nostra logica di gioco. Quindi qui ad esempio cosa potremmo mettere? Potremmo mettere che ad esempio la start action, l'azione di start, il comando di start è abilitato se il nostro game non è in running, non stiamo giocando. La quit action è abilitata se stiamo invece giocando, o comunque la exit action, l'azione di uscita dal gioco, è abilitata sempre, perché se vogliamo interrompere dobbiamo sempre avere la possibilità di interrompere. Qualcuno potremmo anche già implementarla, ad esempio la start action, abbiamo start action, quit action, exit action. Come le andiamo a implementare? Mettiamole un attimo un po' tutte quante assieme. Vabbè, la exit è facile perché facciamo la close della finestra e essendo la finestra principale del programma, l'applicazione termina e quindi noi abbiamo praticamente chiuso l'applicazione. Sul quit c'è il metodo specifico del game, sullo start c'è di nuovo un metodo specifico del nostro game. Quindi banalmente andiamo ad agganciare queste azioni disponibili nella maschera ai metodi del nostro game. Ovviamente a fronte dello start l'interfaccia si comporterà in un certo modo, ma non andiamo a mettere nell'azione questo tipo di comportamento, perché lavoriamo con i messaggi che ci arrivano dal game. Quindi nel momento in cui faccio start non vado magari a inizializzare una griglia, a fare... Nel momento in cui io mi iscrivo e vado a creare questo game,
abbiamo già incorporato all'interno il famoso Messenger, cioè abbiamo già dato la possibilità di fare un subscribe, cioè di dire ok, iscriviamoci ai messaggi interessanti del game, ad esempio a quelli che dicono il gioco è partito oppure l'utente ha abbandonato il gioco, quindi noi non andremo a fare start, a gestire sullo start queste operazioni, ma ci baseremo sui messaggi che arrivano dal game. Quindi noi semplicemente chiamiamo i metodi. Quando qualcosa nel gioco varierà e sarà un'informazione che dovrà essere veicolata, utilizzata a livello di interfaccia, noi ci facciamo, come dire, passare questo evento e rispondiamo di conseguenza. Ad esempio, subscribe to message, come abbiamo fatto negli unit test che abbiamo creato, così possiamo prendere proprio direttamente l'esempio da qui. Non capisco perché qui si arrabbi. Ah, giusto, ok. È cambiato il nome del metodo. Subscribe to message. Non so perché qui si arrabbia. Qui c'è ancora il metodo più vecchio, ma era rimasto una situazione spuria probabilmente. Allora, ok, così posso andare a recuperarmi questa parte di codice. Quindi quello che faremo sarà questo: dire intanto aggiungere la unit dei messaggi, quindi il nostro fruit mix, c'è una, più che messages sono degli event, ma cioè questo è più un payload, una sorta di, ma chiamiamolo, diamogli dei nomi a questo punto che rispecchino effettivamente quello che è. Facciamo che questa la chiamiamo events, ok, quindi fin qui siamo quasi a posto come business logic. Questo l'abbiamo chiamato, che è un po' il nostro payload, quindi gli diamo giustamente il nome corretto, end event, ok, questa logica è a posto. Andiamo a sistemare questa, solo un po' un problema di unit e di nome, strano che non abbia fatto il refactoring un po' dappertutto, ma non è un grosso problema a questo livello, perché ok, questo è a posto. Veniamo al nostro fruit mix, che invece dovrà essere un attimo ok, quindi qui non ci sarà questo message received. Dobbiamo aggiungere la system messaging alle unit, ovviamente questa si chiama events, ok, qui dobbiamo dirgli cosa fare sullo start, non riesco a scrivere in italiano stasera, quindi ad esempio una delle cose che andremo a recuperare dal nostro messaggio
è il Game Start Event m.value, se non ricordo male. M dovrebbe avere dobbiamo castare prima il message e poi ok, quindi l message è il cast di message game start event im, quindi l'event è message.value. ad esempio type identifier expected, hai ragione, volevo fare un'assegnazione con type inference, ok. Ad esempio nei dati dell'evento abbiamo guess is left, che è il numero di tentativi che abbiamo ancora a disposizione, quindi nel momento in cui il gioco inizierà dovremo utilizzare questo guess is left, usare guess is left per inizializzare la nostra griglia di gioco, perché a seconda di quanti tentativi dobbiamo creare altrettante colonne. Un'altra cosa, quando faremo quit avremo altre cose da fare, exit action, possiamo uscire sempre, quindi diciamo che più o meno come logica di gioco, vediamo intanto se si vede, vabbè devo andare a togliergli, non so perché, ma non vedo. Non vedo la roba della frutta. Andiamo a fare un controllo. Qui c'è qualche problemino, quindi facciamolo un attimo contento che Defi ha deciso che siamo vicino al fine settimana anche per lui, quindi facciamolo ripartire, vediamo. Abbiamo fatto un po' troppi maneggi. Ok. Continuo a non vedere un H per qualche strano motivo. La barra sotto si vede, no? No, sì. Pulsanti, qua c'è gli O, c'è addirittura lo start, c'ho il quit, c'ho le esci. E questa roba perché non la vedo? Forse lo scale layout non è proprio ideale, allora proviamo un attimo a portare tutto fuori. Perché mi sa che va a alterare un po' gli equilibri. No, non vedo un tubo lo stesso. È curioso, quantomeno. Allora, vediamo che non ci siano. Non capisco se non viene visualizzato nulla per una questione di
Curioso, molto curioso. Ah, sono un somaro. Sono un grosso somaro. Perché probabilmente non sono andato a creare il data module. Non sono andato a inizializzare, a dire Delphi. Questo normalmente viene fatto in automatico, ma io di solito l'ho disabilito, poi appunto me lo scordo, di dire a Delphi di creare in automatico il data module, cioè il modulo che abbiamo visto all'inizio, che contiene il componente con dentro tutte le immagini. Quindi per forza che non vediamo nulla, perché qualunque glyph, qualunque immagine, qualunque riquadro vada a richiamare un'immagine da quel contenitore, non essendo creato, non va in errore, semplicemente va a scegliere di visualizzare l'immagine 1 da una lista che in questo caso non viene assegnata perché non viene creato il modulo. Mettendo quella creazione, ecco, adesso già andiamo già molto meglio, iniziamo già a vedere almeno le immagini. La grid si comporta abbastanza bene in riduzione, poi non si riespande più, ma temo che non sia proprio il componente più adatto di tutti. In ogni caso questo è stato inserito come segnaposto, dobbiamo ancora lavorarci un pochino per perfezionare un pochino le varie parti. Poi non è detto che io abbia, come dire, scelto già da subito quelle che sono i controlli ideali da mettere nel da utilizzare effettivamente per ottenere lo scopo, tant'è che ad esempio lo scale non si verifica, quindi più che allineare dovrei mettere tutto riscalabile e avere un posizionamento più o meno fisso, cioè andrebbe un attimo, dovrei mettere dei margini, dovrei mettere un pochino dei riquadri, cioè dare anche un po' un tono migliore all'applicazione, questo senza ombra di dubbio. Quindi almeno per il momento non sto a farci, come si dice, troppi ricci, poi lo andremo a rifinire. Sicuramente questo frame, questo guess frame dovrà essere eliminato e creato a runtime nel momento in cui inizia il gioco, e cioè creato ogni volta che noi facciamo un tentativo finché non decidiamo di stoppare il gioco. Quindi però, come dire, abbiamo fatto tutto molto in fretta, molto rapidamente. Adesso magari penserò un po' meglio alla struttura e quindi eventualmente vediamo se ci sono delle soluzioni migliori da adottare. Questo è un po' per rendere l'idea e per iniziare intanto a mettere giù qualcosa di grafico, una sfumatura, un titolo. Poi è ovvio che ci sarebbe un pochino da, come dire, da raffinare un po' la grafica da un certo punto di vista, perché così è molto molto grezza. Però come primo impatto, come prima idea, è utile per iniziare già a ragionare su quella che può essere la logica della nostra interfaccia utente. I pulsanti andrebbero stilizzati, quindi qui andrebbe fatto un ulteriore intervento, ma intanto cominciamo a vedere la dinamica di mettere giù la lista delle immagini, condividerle, lanciare, vedere se si vede un po' tutto, avere già il selettore, perché cliccando su queste io imposterò poi il fatto che diventino, io vado a selezionare praticamente il frutto da usare nella combinazione attuale. Quindi quello che al momento manca effettivamente di fare, abbiamo lo start e lo stop, è tentare le combinazioni e visualizzare quante ne abbiamo indovinate fino a esaurimento, fino a vincita. Quindi manca veramente pochissimo per ottenere quello che è il nostro risultato. Puoi testarlo su Windows eventualmente e magari andarlo poi
a provare anche sulla piattaforma mobile, ad esempio su un Android, perché qui sapete che utilizzando FireMonkey noi tutte queste alternative ce le abbiamo, e ci abbiamo pure Linux anzi tra disposizione, quindi qui al momento non è installato perché non ho l'FMX Linux installata, ma questa è un'altra delle alternative che possiamo sfruttare per andare a portare la nostra applicazione su Mac, su iOS, su dei tablet, sugli smartphone, su tablet Android, smartphone Android, eccetera eccetera. Quindi l'abbiamo già fatto nelle live precedenti con altri applicativi, magari un po' più semplici, un po' più rudimentali. In questo caso vediamo se riusciamo a trasferirci anche il gioco. Più o meno siamo a buon punto, direi, visto l'ora raggiunta, di fermarci magari per stasera un attimo qui. Poi probabilmente quando riprenderemo le live ci sarà un po' di aggiornamenti sul calendario, per provarle a fare, come dire, un po' più piccoline e magari un pochino più interattive, più brevi e più frequenti, con magari diversi appuntamenti legati allo scoprire delle librerie, a vedere anche altre tecnologie, perché poi sarebbe interessante anche vedere qualcosa su Visual Studio Code, su Visual Studio, che si possa anche integrare o meno con Delphi. Io sto proseguendo il percorso su Delphi perché comunque è abbastanza, almeno particolare qui su Twitch. Già sono pochi quelli che fanno stream con cose di sviluppo, ci sono molti streamer su front-end JavaScript, e quindi sviluppo qualcuno su Python, e quindi su .NET c'è qualcuno che copre. Da questo lato mi piace comunque divertirmi mentre sperimento anche delle cose che non sempre mi ricordo e non sempre, come dirò, in mente su un ambiente di sviluppo come Delphi, che in ogni caso, come vedete, è molto versatile e vi consente di fare delle cose carine, interessanti, senza dover scrivere maree di codice e fare, diciamo, lo sforzo che normalmente mi viene richiesto su altri ambienti di sviluppo, linguaggi concorrenti, che però richiedono molto più coding, più configurazione e in generale più sforzo. Quindi questa è sempre una cosa un po' divertente, che quindi farlo in live la rende ancora più rilassante. Ok, fermiamoci qui, poi eventualmente riprenderemo questo discorso al mio ritorno dalle beneamate vacanze, magari con una formula diversa, ovvero approfittarne per integrare componenti di diverso tipo. Ad esempio mi sarebbe piaciuto integrare il frame stand, che è un componente per alternare dei frame sull'interfaccia principale di gioco, quindi supportare un po' anche la definizione di opzioni, quindi approfondire anche il discorso gioco, non per fare un videogame commerciale ovviamente, ma per vedere come si possono ottenere degli effetti un pochino più accattivanti e decorare gli applicativi, i propri programmi, senza fermarsi, come dire, al minimo sindacale, usare comunque una label come quella che vediamo qui, che è una label abbastanza bruttarella, e senza lavorare troppo con gli effetti per impazzire, e quindi anche aggiungere un po' di grafica e avere delle cose che siano anche gradevoli da vedere. Poi c'è chi ci ha costruito dei videogiochi veri e propri, quindi io sono totalmente all'asciutto su quel tipo di materia. Questo è un gioco ovviamente molto semplice, però sono interessanti da usare come espediente, perché ti consentono di avere un ottimo spunto. Molto spesso il gioco è conosciuto, quindi non c'è bisogno di spiegare, la business logic è già nota, è facile, o comunque è interessante da implementare. E poi ci si concentra sull'interfaccia grafica, e quindi magari fuori ci può saltare fuori anche qualcosa di carino, di interessante, quindi tutto lì. Poi il motivo per cui però all'occorrenza poi potremo vedere anche delle cose più lato business e più business application, quindi qualcosa di più
il più commerciale, di più serio, tra virgolette, a seconda poi delle occasioni e di quello che si presenta. Comunque è tutto un po' in divenire, poi adesso sono i mesi estivi, comunque ci prometto che ci penserò e mi farò magari un qualche piano per vedere se di creare delle cose magari appetibili non solo agli sviluppatori Delphi ma anche ad altri possibili interessati, allargare un po' il giro. Ci vuole molta pazienza perché la concorrenza è tanta, adesso siamo molto distratti dato il periodo e quindi ok, direi che per stasera ci possiamo fermare qui. Io come sempre ringrazio quelli che sono transitati, hanno fatto un passaggino, che conosco oppure no, quelli che si sono fermati, quelli che salutano, adesso forse c'è una persona collegata, quindi direi che non ne abbiamo abbastanza per fare il ride, ma capisco che è giovedì di luglio, da inizio di luglio, quindi è il momento di svagarsi, per cui ci sta che la maggior parte delle persone stia o guardando le partite se c'è o facendo qualcosa di più utile. Niente, come detto, io per le prossime 2 settimane non farò streaming perché sarò in vacanza e tornerò quindi dopo sui social, li aggiornerò sulla prossima programmazione. Per chi andrà in vacanza, per caso lo stesso periodo, gli auguro buona permanenza anche da parte mia, quindi noi ci rivediamo tra 2 settimane, dopo il 18 luglio praticamente, con una nuova programmazione ed eventualmente dei nuovi contenuti. Vediamo cosa proporre, magari anche coinvolgendo qualche ospite, c'è anche quest'idea, quindi mi sto informando, non mi sono dimenticato, sto lavorando anche quel. Ciao Maurizio, buonanotte, buone ferie altrettanto. Può darsi perché comunque l'estate è lunga e la voglia di mare c'è sempre, quindi magari ci si può fare un'altra pizzata se per caso capita. Molto volentieri. Di nuovo un saluto e direi una buonanotte e al prossimo appuntamento. Ciao a tutti, buonanotte, alla prossima. Ciao ciao.